Sigla! Mo la guerra sta iniziando, chi la vince mi domando. Voglio tutti essere il sovrano, mo so cinque, quanti sono tutti che vogliono il trono? Ma ci può essere solo un re. Geoffrey protesta, è una truffa, ora se gonfiano parte la zuffa. La seconda puntata della seconda stagione, tutti e due, inizia con un secondino che non asseconda e dice secondo me, no basta, basta. Inizia con Aria, che è tranquilla vicino a un fiumiciattolo. E poi improvvisamente attenzione. E dai, è iniziata da due secondi la puntata, ma stai calma, che c'è? Che te fa male, che c'è? Niente, aveva sentito solo rumori. Aria, a me fai i miei colpi così però. Se ne va e si ritira sui pantaloni, ma che stava a fare la pipì? Mi sa di sì. Passa vicino al carretto delle vittime degli errori giudiziari e l'incappucciato della stagione prima si è tolto tutta la roba. Oh, scopriamo che è un signore con le mesh. Le mesh nell'età del ferro, tutto del ferro, eh? Il trono del ferro, il prezzo del ferro, le cose del ferro. Lui c'ha i colpi de sole, i colpi de roll. Vabbè, quest'uomo ha sete. Quale uomo? Questo? No, questo? No. E chi? Quest'uomo. Ma tu? Sì. Cioè, parli di te in terza persona? Quest'uomo annuisce. Ciao coso, ciao. Aspetta, freebooter del mago Telma. Quest'uomo potrebbe diventare tuo amico. Ma l'ha detto Yorm che siete dei pervertiti bastardi criminali. Sono innocente, posso spiegare. È lui che inciampò sul mio coltello. Quest'uomo chiede scus per il comportamento dei suoi coinquilini. Io non ho chiesto scus. Quest'uomo sono io. Me sto a confonde. E quando me confondo pungo con l'ago. Quest'uomo si chiama Jaqen N'Ghar. E tu ti chiami Arryn, giusto? No, sì. Facci uscire per pampino. Tutto caga, abbiate più abbastonate. Lei è scortese. Quanto mi diverto. Ma sa che è un problema che ha gestione da rabbia. Che culo, in sto mondo è una qualità. Cattivo, avrà notizie dal mio avvotraco. Questo ragazzino è forte. Non parlare con gli sconosciuti. Ma che c'hai paura? Sci, fichettina. Arriva gente. Chi so, le cappe dorate, le guardie del re. Minchia, il secondino per davvero. Via, che sta a fa? Stanno a cercare me, ma io al gabbio non ci torno. Che volete? Stiamo cercando il bastardo di Robert. Si chiama Gendry. Ah, pos. Esci fuori, carissimo. Geoffrey ha deciso di premiare tutti i suoi fratellastri. Siete la sua famiglia ora, dopo la morte del padre. Ricchi premi e ghigliottine e cotillon. Raggiungete i vostri fratelli bastardi. Ormai tutta sta gente è roba dei guardiani. Mi disp. Abbiamo un decreto del re. E sti cazzi. Quali cazzi? Questi. Come ti permetti? Sì, è arrivato. Anzi, è arrivata. Vuoi far parte delle voci bianche de Belor? O preferisci gli immacolati? Grazie per la spada. Ma è mia. Fammo le prove, dai. Azor Ahai. Prego, prego, prenda pure anche l'armatura. Tutto per supportare i guardiani che ci difendono. Che onore. Ambe. Arrivederci, è stato gentilissimo. Ciao. Ah, a scemo. Torno con l'amici mia. Vigliacco come i freebooter. Zan. Mi sento un pochino osservato. Stacco su Tyrion. Che fischietta. È felice. Nel trono del muori. Non può durare. Apre la porta e sce. Shae. Shae. Come cazzo si chiama? Sta a posto. Meno male. Ma ci sta pure Varys. Ah, che cazzo, io lo sapevo, ma è una giornata che vada liscia mai. Ah bello, che simpa il tuo amico. Ti volevo dire che noi abbiamo letto i libri e sappiamo che non sei svenuto come uno stronzo contro gli Stark dopo 2 secondi. Ah ecco, grazie. Diteglielo agli sceneggiatori di non trasformarmi in una sottotrama comica solo perché son nano. Denunzio tutti. Gli ho raccontato come ci siamo conosciuti. I cazzi tua te devi fa. Perché dai informazioni alla gente? Era una cuoca delle cucine di tuo padre, mi ha detto. Ah ok. E se crede che ciò creduto, ah tenerella, eh? Che il pasticcio de pesce che fai è una cosa bella. Attenzione, qua Shay dice una cosa strana. Non credo che a Lord Varys piaccia come piatto. Come l'hai capito? Perché tu non ce l'hai il pesce. No no, dai tuoi occhi. Ah, ma sono lieto che tu abbia una nuova amica. Bam, gioco del muori, fight. Avere gente che te vuole bene è importante. Anche avere il pene è importante. Mi domando perché il tuo papino non la volesse qui. Con la tua prima moglie è stato un suocero tanto bravo. Invece chi ti ha tagliato il pene non è stato tanto bravo. Ma che bruto che sono. Sono qui a collarmi quando tu vuoi solo riposare in pace. Il concilio ristretto ci attende. Dovresti farci un salto visto che ti piacciono le cose ristrette. Senti Agoso, conosco questi giochetti del muori. Non sono Ned Stark, conosco certi giochetti.
I meme di Tyrion! Tyrion fa i meme! Pure Tyrion meme master dopo Cesira! Tutti i Lannister sono meme master! Meme Mannister! No, Mannister è un altro. Vabbè. Non ti piace il pasticcio di pesce, ma te ce butto in mezzo a loro. Sta attento a te. Finito? Mo tocca a me. Basta, ho vinto io. Parla chi tocca la porta. Ho la porta, parlo io. Il pesce grande mangia il pesce piccolo. Ma io rimango sempre a galla. E perché? Perché io sono il pesce palla. Io sono un pesce palla. Tu sei un pesce palla. Il pesce palla. Bigliettino a Cesira. Il nord non abbozza. Ma paffa. La smette di strappare i documenti importanti, le prove delle cose, per cortesia, sorella? No, damogli le ossa del padre, che ce famo? Non troviamo più il teschio, ma sa che Joffrey ci fa gli scherzi a Sansa, io lo nascondo sotto al letto, un bagno, capito? Così, per fargli pie corpi. Joffrey, dopo la terza volta non mi fa più paura. Porterai tu la risposta, cugino? E se proprio devo, e che cazzo, ma sono appena tornato, ma mannate un poraccio. Bra, fossi stato più caruscio, magari mandavo Lancel e te tenevo con me, ma t'ha detto male. Hai visto mica il padre dei miei figli, lo zio dei miei figli? Se, se lo rivedi, digli che lo amo e che quando sto con Lancel penso a lui. Cioè, voleva dire questo. Guarda, me frega più un cazzo. Qualcuno ha qualcosa da ridire? Io gestisco un bordello, sarei ipocrita a scandalizzarmi. Ecco, bravo. È arrivato un corvo pure da Castello Nero. Dammi qua che lo sminuzzo. Sta buona, dallo a me. Non gli passate più niente che sia una coppa di vino, d'ora in poi a me. Quante robe hai strappato che non ho potuto leggere prima che diventassi manina del re? Problemi coi bruti. Con chi? I bruti. I brutti. Bruti. Brutti. Vabbè, sì. Si stanno riunendo sotto un re, oltre la barriera. Un altro re! Ma che è un franchising? Ma quanti sono? 5. Joffrey, Stannis, Renly, Robb e Mance. Sono tutti freebooter! Solo Joffrey è l'original! Vabbè, ma il re è un format, chiunque può farlo. Poi, se fai le stesse leggi di un altro, allora sei uno stronzo. Dicono che gli servono più uomini. Ma per fa cosa? Per combattere contro gli uomini talpa, eh? Le donne moffette! Esistono? No. Ma i non morti, sì! Dai, dammi quel foglietto. Fammo strappa. Dai, è troppo una cassata, non si regolano. Ma anche il capo guardiano Mormont ne ha visto uno. E io me fido. Non sono Ned Stark. Allora sei come Ned Stark, te fidi? Ma i guardiani sono l'unica cosa che ci separa da quello che c'è al di là della barriera. Rispondi io come disse Rhaegar. Cioè, attaccate a sta torre da gioia. Parlando di al di là della barriera, torniamo dai guardiani, che disquisiscono su quanto sia bello il fatto che prima di morire scorreggi. Ma che davvero? No. In verità ti caghi proprio sotto, perché le viscere e l'intestino si liberano. Quella santa di mia madre, quando se ne andò da questo mondo, scorreggiò così forte da far tremare la casa. Ma De Laurentiis non va ancora contattato per fa gli sceneggiatori di un Natale al vero nord? Ma che battuta è? Scorreggiato e fece tremare la casa. Ma c'è, va. Scorreggiò così forte da far tremare la casa. Sam intanto non gliela fa a non fargli sguardi da maniaco e donne. E dice: secondo me tutte ste signorine sono un po' troppe. Due o tre gli dovrebbero bastare. A questo c'è da dire, Sam? No che stanno vivendo l'inferno, Cristo salvatele! No, che gliene bastano due o tre! Sam, è una stagione e mezza che te vedo che non mi ricordavo sti pezzi. Te lo posso dire? Ma stai sul cazzo! Non fai altro che lamentarti! Fatte scarozza in giro! Ancora sei una barca, non si capisce come dopo mesi di allenamento e digiuno! E sei pure disempatico a merda! Te meriti in cazzo! Cioè... amo osservare le donne che passeggiano. Sam, ma io te gonfio, eh. Te gonfio più di come sei già. Finalmente questo, invece, dice una storia normale. Di come quando da piccolo c'aveva una vicina, che giocavano insieme e poi sono cresciuti e hanno fatto roba. La prima ragazza, oh, grazie, Roll. Una storia normale. Wow, fratello, sei il mio idolo. Va via le patate, va. Ah, è una battuta, perché stavamo a parlare di donne? No, va via le patate. Ah, Sam va a fare incetta di tuberi, perché i guardiani ci hanno fame. Ma pure Ghost c'ha fame. E come, famo? Ghost no! Oh dai, domagnà. Il coniglio non è per te. Il coniglio? Quale coniglio? Ah, quello, ma che cazzo mi frega del coniglio? È una pillolina per me. Io mi magno la tizia. Non lo puoi fare! Tanto sta carico dei figli. Ha detto ai guardiani di non avvicinarsi. Io sono metà cane, eh. La legge è dalla mia, buon appetito. No! E che cazzo però? Sta bene, signorina? Non mi toccare, guarda, già te ne approfitto.
Mandy. No, scusa, volevo solo controllare che stessi bene. Mandy, cazzate, per controllare la palpi. Ma che non l'hai visto che Ghost non l'ha toccata? Sei proprio viscido, Sam, che schifo che me fai. Signori? Stai bene? Sei incantata. Lo vedi? Questi sono i geni incrociati, padre, figlia, nipote. C'hai problemi di testa? Sei molto coraggioso. Lei è molto brava e capisce le cose al volo. John, vorrei presentarti la mia nuova fidanzata. Ci sposeremo! Sono incinta! Non è mio, ma lo crescerò come se fosse mio. Ma perché vuoi salvare questa e non le altre 8.647.000 fanciulle? Donzelle? Perché io l'amo! E perché? Beh, lei mi ha parlato. Di solito io le guardavo solo, t'ho detto, no? L'amerò per sempre. Sam, sei pure un sottone, sei l'essere umano peggiore di sta serie. Dobbiamo portarla con noi. Ma te sta fuori per davvero? Abbiamo giurato di proteggere. Tiri fuori il giuramento quando te pare, fai schifo. Solo per i media una. E non vi sarò di alcun peso. E sti cazzi, ah rega sì. E le tue sorelle, madri, figlie, nipoti, che cazzo ne so, non le salvamo? E sti cazzi. Ve siete trovati, oh, tu merda. Ma se dovessi avere un figlio maschio? Cosa? Rispondi, non mi fai pezzi basi d'occhi del cuore, non mi dici le cose, i cliché. E invece li fa, F4 via. John, uffi però, l'hai fatta scappare. Lei mi aveva parlato, quando mi ricapita. Sei stato crudele, crudele. Una domanda gli ho fatta, oh, sottone poraccio. Non può venire con noi, Mormont non lo permetterebbe mai. Stiamo andando al vero nord, e già tu pesi. Poi se devo portare pure una donna incinta, solo casini, Grey. Ma che ce vuoi, dai, una donna incinta, la faccio partire io. L'ho quasi letto in un libro. Sam, no. How could this happen to me? I made my mistakes. Ma John gli pia male, perché è bravo. Andiamo all'Esteros con gli immitrachi che non fanno un cazzo e se piano i 35 dragoni d'oro al giorno mentre tu lavori, vergogna. No, stanno per morì. Azz. Jorah e una Daenerys sotto botta scorgono il cavallo che era partito la puntata prima. È tornato dalla sua Calais Springs con una sacca strana appesa. E che cosa ci sarà dentro? E che cosa ci ha insegnato questa serie? Capocce! Racaro è morto! Cavallo, sei tornato! Per te, Calais Springs, questi sono i segni del comando. Mi hanno accettato come loro capo. È tutto risolto. Che bravo! Racaro, no! Sono molto contenta che sei tornato da me! Ah, ma Irri e Racaro... Racaro è morto, Calais Springs! Abbiamo perso lo scudiero, ma l'importante è che il cavallo sia sopravvissuto! Yeah! Incredibile! Cavallo vivo! Calè! Che? Ah, oh! Piccola, non piangere! Va bene così? Bravo! Quanto sei misericordiosa! Calais Springs, sotta mia, come ti desidero! Citazioni bellissime, cazzo. Non ti preoccupa. Lo sa perché? Perché? Perché gli fa merculo. Vabbè, vabbè. Dovrei aspettare 4-5 stagioni che becco l'altri gal, eh? Ma gli faccio il culo. Fidate. Navi Torre Pike. Theon torna a casa dopo anni di schiavitù. D'Erasmus, a grande inverno d'Erasmus. E me tocca censurare tutte cose. È un casino, qua è calla, un'altra età dei minori. YouTube sta buono. Vabbè, gli uomini di ferro sono forti. Questa fa le faccine. Staranno tutti a festeggiare perché sto tornato. Theon diverti da ora finché poi. Cambio scena. Oh, meno male. Altre battute. E dai però! Quelli fanno roba. Uno fa il woye, 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 mentre fa roba. E Dito Corto fa il woye, 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 Inception woye. Non si sa perché. Forse perché quello è un politico e quindi lo vede che fa roba e lo può ricattare. Non sai. Io protesto! Bam, bordello nel bordello. Ma io dico, sono qui, tradendo mia moglie. Vado dalla mignotta, l'ho appena toccata. Un buffetto, una pizza, un cazzottino a ceppo. Ho dei gusti particolari. Manca ho usato la frusta che punta in acciaio de Valiria. E questa piange. Non ci sono più le puttane di una volta. Lo so, dove andremo a finire? Dito Corto allora prende una signorina. Io non mi fido, censuro tutto. Bambini, se vi state chiedendo cosa c'è là sotto, chiedete ai vostri genitori. Ma soprattutto non guardate il Trono di Spade, porco zio. Sta signorina ha appena finito di lavorare, diciamo, e gliela passa.
Madonna, che schifo! Voglio riposare! Ho diritto alla pausa caffè, sciopero! Dito Corto va a vedere chi piange, ed è Ross. Ma no, piccina, Ross! Ti ha fatto male, quel signore è cattivo! Ma de che colpisce come ne un uco? Mi padre menava molto peggio! Piango per quello che è successo alla fia di Gino Pippa, che è quella dell'altra puttana. Che brutta storia! Lo so, pat pat. Mi ricordi tanto una tizia che acquistai, e quando te sbagli, era molto bella e brava, come te, ma era anche tanto triste, come te, adesso. E io cercavo di consolarla, ma lei piangeva, e io la consolavo, e lei le lacrime, e io la consolavo, e lei frignava. Alla fine mi sono rotto il cazzo, e l'ho venduta a una che gli ha fatto le cose brutte, 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 brutte. Ma c'è una morale in sta storia, sono rientrato nell'investimento. Ma di lei mi fregava poco. Non come te. Io e te abbiamo un rapporto speciale, vero? Sì, 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 sì. Stai piangendo ancora? No, no, ma chi? No, ma no, no, no. Mi era entrata un po' di felicità nell'essere qui nell'occhio. E la fia del Gino Pippa? Ma che me frega? Bra. Era meglio rimanere al nord. Tyrion parla con il capo della guardia cittadina, detto dagli amici simpaticamente brutta merda, ammazza neonati. Mentre Podrick non riesce manco a versare una coppa di vino e vattene, va, vattene. Però altro lo so fare molto bene. Cosa? Vedrai. Che bella cena, oh. Ma sarei abituato ora che sei un lord. Ma sai che te frega il cuoco? Dovrei passare sul mio cadavere, ha ha ha. Come sei passato su quello da regassina. E seguivo gli ordini. Lo dicevano pure i nazisti. Chi? Vabbè, non parliamo di questo. Vabbè, grazie. Parliamo di quando spatafasciaste gli Stark. E che cazzo, se stavamo a divertirmi io, ma perché? Desti tu l'ordine? Sì, e lo rifarei. Ned Stark era un traditore. Io ho un onore da difendere. L'onore! L'onore del freebooter. Ma almeno state zitto. Stai zitto tu, brutto nano. Azz, nano. Non m'avevano mai detto, sai? Mi hai ferito. Mo però sta buono, o sarò costretto a usare le maniere forti. Cos? Piacere, maniere forti. Siccome ora so primo cavaliere, non è che mi fidi tanto avete intorno visto la fine che ha fatto quello prima di me. Quindi le guardie che prima comandavi te scorteranno una nave che ti porterà alla barriera. Che onore far parte dei guardiani. Cos due? Ma quelle so cazzate da dei bastardi per convinceli. Non ci vado, io sono lord. Ma infatti questa una settimana fa è diventato lord. Ha tradito l'universo, pavi i privilegi e mo tolti così a caso. Sì, che fregatura. E Ned dallassù balla. Così sta in pari a merda. Capo della guardia, proceda. Costri. Piacere, nuovo capo della guardia. Lei non sa chi sono io. Festeggiamo la promozione, yeah. Ma una curiosità, se ti chiedessi di uccidere una bambina piccina, piccolangela, tu lo faresti? Ma che sei matto? Ah, beh, aspetta, ma me paghi? Sì. Ah, allora sì. Dove sta? Chi devo ammazzare, dai? Hai messo in città Shae? Ammazzo pure lei? Te costa un po' di più, però dai. Why are we still here? Just to suffer. Torniamo dai wannabe guardiani, che discutono su quanti soldi possono fa vendendo candy ai cappe dorate. E sull'autentico significato della parola battaglia. Vuol dire quando due o più persone in armatura, questa è fondamentale, semenano. Ma non è vero. Sì sì, io l'ho visto. Due in armatura, dove uno ha dato una saccagnata a un altro. Ma quella non è una battaglia, sono due che semenano. E invece sì, perché? Perché c'era l'armatura. Ma chiede a Gendry che lui faceva armature. Dico bene o parlo giusto, che? Ma chi t'ha detta sta cazzata? Un cavaliere. Sicuro fosse un cavaliere? Sì, perché aveva l'armatura. Sicuro che non era un ubriacone che si era comprato un'armatura? Sicuro che non era quell'ubriacone di tuo padre? Sicuro che non fosse tutto nella tua testa perché tuo padre è morto? Beh, forse sì. Ma che vogliono quelli da te? E che ne so. Ma lo chiedono tutti. Tutti chi? I primi cavalieri. Lord Arryn, che poi è morto. Lord Stark. Oh, il mio papino. Eh? Mi fa male l'intestino. Devo scorreggiare da uomo. E poi è morto pure lui. Ne che porto sfiga. Ma che t'hanno chiesto? Di mia madre. E chi era? Una che lavorava in una taverna. Il mestiere più classico del medioevo. È tipo l'impiegata. E poi è morta. Ancora più classico. Ma te perché te sei nascosta? Nascosto? Hai ucciso qualcuno, birichina? Birichino? Aria, si vedono le zinne. Ma mettete una fascia come Mulan. Vabbè, sono una femmina, ma state zitto. Sì, sì, tranquilla. In realtà mi chiamo Aria. Cazzo di nome. E quando puzzi che te lavi, come ti chiamano? Scoreggia. Don't stop hurting. Stark. Tuo padre era Ned, il traditore? Non era un traditore, tasce tua!
E le donne non puzzano, maleducato, profumano e cagano saponette con lo stemma di Tyrell. Anzi, non cagano, come ti permetti? Oddio, ho fatto le battute sulle scoregge davanti a te. Mia signora, mi scusi, non mi chiamare signora. Non sono una signora, una da sole stelle nella vita. Theon è sbarcato dopo 4 scene con quella, velocissime. Ammazza quanto duri poco. E se tagli tutto per paura di YouTube, te credo. Non so io quello che taglia tutto. Cosa? Una folla attende l'unico principe maschio rimasto vivo dei Greyjoy. Donne calme, non tiratemi tutte insieme le cinture di casti... Nessuno. Mazza, c'è. Va bene non la folla, ma almeno qualcuno pannalla pia. C'è un vecchio. Salve, buon uomo. Ciao, sei al cospetto dell'unico figlio maschio rimasto vivo di Belon Greyjoy. Ah, quello che erediterà tutta la pagnotta. Io son meglio di te. Suca. Beh, mi serve un cavallo. Te pago, te rimedio un cavallo. Theon è scontento dell'accoglienza riservatagli dalla sua terra natia. È triste e si perde guardando l'orizzonte. Se vuoi te ce porto io al castello. Ah, bellissima giornatone oggi. Come ti chiami? Asha, Yara, Greyjoy. Che bel nome. Lo sai che io sono il principe? Sei mandata con principe? No, ma con principesse sì. Vedi che è anche il tuo giorno fortunato? Theon Greyjoy e la signorina si dirigono al castello. Theon però non sa dove mette le mani. Non ci sono gli appigli come sulle moto. E le mette là. Ma le deve mettere da qualche parte. Madonna mia, che schifo! Sto male, ragazzi, sto male. Sto molto male. Perché? Che schifo? Aspetta 2 minuti, o capisci? Ma te poi digli qualcosa! Theon raggiunge il padre. Popino, finalmente dopo anni ci rincontriamo. Abbiamo così tanto da dirci. Sei contento? Meh, anche io sono pieno di Greyjoy. Meh, ma come me? Che bella mantellina che hai. Beh, grazie. Però è brutto fregare i vestiti così a Sansa. Ma ne ha talmente tante che... No, cioè, è un mantellino virilissimo. Pure qua la gonna è virilissima. E quel brillocco l'hai preso col ferro o con l'oro? Non ho capito. Ferro? Lo hai strappato dai mano di un cadavere che hai sconfitto in battaglia? O oro? Lo hai comprato su Dragamazon? Oro! E io lo sapevo! Quei metacagnolini ti hanno fatto diventare una fichettina! Anzi, peggio! Sei il cagnolino dei cagnolini! Non è vero! Sono qui di mia iniziativa! Per conto di Rob. Per dirti di aiutarci contro i Lannister! Aiutare Rob, è lui il capo. Sì, sono un po' il suo cagnolino polipino. Ma Rob è bravo! Siamo come fratelli! Ah, davvero? E lo sai perché? Perché tu non ce l'hai più dei fratelli! E lo sai perché? Perché li ha scannati tutti Ned! Quello che poi t'ha rapito! E mo' eccote qua! In piena sindrome di Stockholm Stark! No, io faccio come me pare! Però tieni il messaggio di Rob che mi ha detto di darlo a te espressamente e non lo voglio far arrabbiare! Rob mi chiede una mano e poi mi renderà re delle isole de ferro. È tutto de ferro stasera, che t'avevo detto? Trono de ferro, isola de ferro, banca de ferro, presso del ferro. Mica male, oh. Guiderò io l'attacco con le navi. Se te, insedo sta poppa e prua manco de una zattera, te do la flotta. Ma se non lo faccio io che sono il tuo unico erede? Sbam. Entra la tizia de prima. Battona tassista, come hai superato le guardie? Un paio di tette aprono qualsiasi porta. Ma quali tette? Sono meschino, che schifo. Theon, ti presento Yara Greyjoy. Non riuscivi a stare lontana da me, Torna di là che dopo ti farò la grazia di elargirti il mio membro. Greyjoy, ti presento mia figlia Yara Greyjoy, tua sorella. Asha, ma sei te? Non mi avevi riconosciuto? No, ma te credo, mi hai detto che ti chiami Yara, ma perché? Nei libri ti chiami Asha! Perché gli sceneggiatori pensano che il pubblico sia una massa di deficienti odor. E pensava si confondesse con Osha, quell'altra bruta. Ma che davvero? Sì, vatta a vedere le interviste. Ma io, lo so, e tu, già, prima! E che te lo dica fa? La mano! Mo sta là, prima stava qua. Mamma mia! Capito perché prima? Non hai vizi di Cesira, mi disp! 2 di Pike!
Sì, però ora io mi taglio la mano come... Colpo di scena incredibile! È la sorella! E comanda lei tutta la pagnotta alla flotta! Ma non può! E perché? Ma perché deve stare in cucina, è una donna! Ma sei te che c'hai la gonna! Come Geoffrey l'altra puntata! Ma perché tutti si mettono la gonna? Io qua so progressista, Stark, ma per davvero! No come Catelyn che costringe le fie a fare i centrini, e Arya sta lì e somatizza, e mo c'ha dei problemi che ha la violenza da qua fino a Volantis. E quindi lei è a capo della flotta. Anche perché tutti gli altri erano morti e c'avevo solo lei. Qua le donne comandano le navi, e ammazzano uomini, e trombano donne. Cazzo, è lesbica! E damo fuoco al biglietto di Robert! Ammazza Robert! Due biglietti! Uno strappato, uno dato fuoco! Una corona se paga col ferro! Sì, sì, ok, questa è la catchphrase vostra! Ma tu volete andare contro i Lannister? E chi ha parlato dei Lannister? Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent in yellow and porous is he? Voglio andare contro gli Stark. Stacco su Davos che parla con Salladori il pirata, perché vuole che joini la causa di Stannis. Ma Stannis ha l'esercito più piccolo, ma sa come usarlo. Ma queste sono cose che dicono i bianchi. Me devo fidare di un re senza corona, che è pure uno triste, sempre col broncio, c'ha manca la locura. Ma da come parli, pirata? Allora, non t'ho cresciuto così. Ma da contrabbandiere criminale. E che ha detto de male? È vero, sono un pirata. Sei un pirata di una certa età ormai. Mi mantengo ancora bene. Non lo cedo il mio posto a un giovane. Ma te levi dal cazzo. Se devi diventare re dei pirati, già eri diventato. Quindi lascia perdere, va in pensione, no? Razzierai la più grande città dell'impero. Ok, Jean Reno. Sei uguale, sì. Ma me voglio trombà pure la regina. E cazzo deri di Davos? E te come cazzo ti permetti non parlare così di Cesira? Mica è un comodino, è la donna più bella e brava dei sette regni e dintorni. Mo entro io nella serie e t'ammasso. Sporco plebeo violentatore. Bravo, diglielo. E allora, non te ci porto più con me, eh? Perché? Che ha detto di male? Sono uno sporco plebeo, ma non stupratore. Perché so benissimo che Cersei è speciale. La voglio corteggiare. Ah, ok, allora ok, ritiro tutto, va bene. Ma non ce la farai mai. Perché Cersei è razzista. Sì. Ma con tutti quelli che non siano la sua famiglia. Niente di personale, non è una questione di pelle. Bianco, giallo o verde, devi essere suo parente. Ah, allora gli dirò: cugina, quanto tempo! Sono Abdul Lannister, il figlio segreto di quel parente che non ha mai visto. Basta con questi pensieri sconci. Noi seguiamo l'unico vero dio, il signore dei tizzoni dalla luce. Like a magnificent father. Stannis è il chosen undead. E che ne è un altro. Dovunque vado c'è sta gente che dice: il mio dio è quello giusto, me devi credere. Ognuno lo dice, ma solo uno ha ragione e gli altri torto, ci ha mai pensato? Blasfemo! Ma che problemi c'ha tuo figlio? La guardiana del fuoco ha riempito de cazzate. Allora sei con me? E famo st'assedio. E dai. Che bello! Preghiamo padre. Ah, che angoscia! Lascia che ti insegni a leggere. Ah, perché Davos non sa leggere? È analfabeta, Stark? Così leggi le descrizioni degli oggetti e capisci la lore. Io ho dovuto lavorare per farti studiare. Tu andrai alla cittadella e prenderai il master e diventerai master. E mi renderai tanto fiero. E poi io non ci credo a ste cose. Troppi ne ho visti dei credenti. Tutti andati. Chi vive pregando muore cagando. Perché l'ultima cosa che facciamo prima di morire è cagarci addosso. Fa sempre bene ricordarlo. Ma tu sei sempre tornato. Ma io mica pregavo. Ma pregavo io. Ma che cazzo vuol dire? È l'eccezione che conferma la regola, semmai. No, sono le prove. Vuoi che abbia un dio? Stannis sarà il mio dio. Mi ha dato un futuro. Eppure a te. Voteremo per lui. La corruzione, compravendita dei voti. I Lannister intanto discutono sull'esilio del capo della guardia cittadina, quello di prima. Gli avevamo promesso le cose. Che figura ci famo? Noi paghiamo sempre i nostri debiti. Ma infatti per mezz'ora, 40 minuti buoni, è stato Lord. Debito pagato. Poi via dai guardiani. Non ti rendi conto che stai perdendo il popolo? 3, 2, 1 e sti cazzi. Si sta creando una spaccatura tra noi e l'elettorato. Parla come mangi, anzi come bevi. Ci fanno un culo così. Soprattutto dopo che pure te dopo Jaime ti sei fatta un bel soprannome. King Slayer e Child Slayer. Hai un pochino esagerato, lasciatelo dire. Manco lo neghi, va. È strano che tu non lo neghi. Di solito ti inventi tutte cazzate, disattivi i commenti. Ma
Sei stata te? Ma che è stato Geoffrey? No, 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 sono stata io! Passeggiando a Via del Morso di Drago. Via del Corso. Madonna, che cazzo sto... Guardando le vetrine, ho visto sto bel diadema d'ossidiana per piaglie strane accavocciate. E me son detta, sai che posso fa oggi? Sterminare la progenie bastarda di Robert. È andata così. Quindi Geoffrey ha proprio sbroccato. Tu non sai cosa vuol dire guardarsi sempre alle spalle, perché la gente è cattiva. E c'è l'invidia sociale. Non abbiamo fatto niente di male. Nessuno mi capisce. Ah, Cesira, vieni qua, è vero, non hai colpe. Tieni il piumone, tieni. Rilassati, vuoi qualcosa? Ti porto qualcosa? Mi sta sentito, sei perfetta. Non sono di parte, basta, bussa via dal mio video. No, no, rimani. Tutti si appoggiano a me. Oh, una Cesira vulnerabile che cerca di avvicinarsi al fratello. E il fratello lo capisce, perché siccome Nano è empatico e capisce quando una persona sta soffrendo, gli risponde: tutti si appoggiano a te. Ma Jamie te lo appoggia. Tyrion, ma che cazzo dici? Dice una cosa così, eh? Ma quella se sta aprì e te la pi per culo. E te stupisci se te odia. Quanto cazzo sei simpa, fratello? È una delle tue migliori qualità. Ma la tua qualità maggiore è che sai quando dire le cose il momento proprio esatto, eh? Io mi mostro vulnerabile e te fai gli scherzoni. Ma il tuo scherzone migliore è stato quando apristi in due mia madre come una pignatta. Quando nascesti e urlasti sorpresa come una spogliarellista che esce fuori da una torta. Che simpa che sei! Uiti, esageri sempre, non sai giocare al gioco del muore. Hai viziato te, vaffanculo! Gli scherzoni dello scherzino della natura! Stavano bene! E la prossima volta state zitto, imbecille! Imbecille! Non mi ha ricordato sta cosa di Tyrion, mannaggia Roll! Ridaglie con Stannis! Che viene informato da Davos? Oppure sta a giocare con le barchette? Yeah! Pssh, l'alto fuoco, no! Pssh, che hanno reclutato i pirati! Ti fidi di lui? E tu? Ti fidi di me? Ma che? De Salvador? Ma no, ma proprio no, ma che sei matto a fidarmi di lui? Ottimo, lasciatemi solo con la guardiana. Ma siete arrivati insieme 2 secondi fa, stavate nell'altra stanza, un'altra volta da soli. Siamo appena arrivati noi. Devo salire di livello, devo tagliare le anime, mi devo connettere fuoco. Cipolle e cipollino allora escono. Ma Melisandre li stoppa. Tu, il dio della luce scorre potente in te, diventerai brace. Ma questo è Dark Souls 3, dai! Il guerriero della luce! Infatti pure lì ci sono i le viverne! Stannis è geloso a bestia. Davos capisce e se dà. Ho visto come lo guardavi! Non ti basto io? Mi manca qualcosa? Eh? Devo metterti in riga! Che gli hai detto? Che quella tra le fiamme è la più pura delle morti. La brace. Ma sono io che devo ravvivare la fiamma! Sei preoccupato, mio re? Eh beh, i nostri nemici sono morti di più di noi e meglio armati. Non è che sono proprio serenissim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 o. Ecco. Ma questi eserciti sono cazzatine per il signore della luce. Alla diglia da taglia fuoco. E mo' risorto. Magari funzionasse così. Devo prima inoltrare la richiesta. E c'ho uno dei 5-7 lustri. Poi devo passare al tempio del fuoco per ritirare la carta da da forno. Sono i drammi della burocrazia. Devi avere fede. Ma ho speccato intelligenza. Ma che mo c'hai dubbi, Stannis? Eh sì, non posso battermi fratello che mi ha frebbotato 100.000 uomini. Quegli uomini sono miei! Miei! Come famo? Ma io ho visto la strada della vittoria nel fuoco. Sì, a fornace! Ma prima di vincere, devi concederti completamente al signore della luce. Ma già ho fatto le donazioni! Ma quanti soldi volete? Quanto devo pagare ancora? Devi pagare in natura. Sono un uomo sposato. Ma dai che stai a credere a tutte le cazzate che te dico solo perché volevi questo, eh no? Guarda che mercanzia. No, no, io credo in Roll. Evviva, evviva. Evviva. Ho fatto una promessa. Capito, Rhaegar? Ma tua moglie è una ciofechina. Io invece di becca. Ma Melisa, ma chi sei? Wesner. Per vincere devo concedermi a te? Esatto. E io rinascerò servo a primavera. E famo sto sacrificio. Mannaggia, la guerra è brutta. Io ti darò un figlio. Noi fetini morti che colleziona quell'altra avremo una famiglia. Mi prenderò io cura di te. Te faccio fa l'attore. Melisa, ma sei una bestia. Fai quello che fanno l'omini per portarsi le donne a letto. Gli prometti tutte cose, ma non si fa così. Ma Stannis è un uomo retto. Vabbè dai, un bacetto. Ma se ferma lì.
Stannis seduto e abbandonato. Piccolo angelo. Torniamo al vero nord, dove Jon cammina nell'erba alta e a Wildling Craster appear. Lo vediamo camminare con un infante in braccio. Oh, Craster, congratulazioni. Dov'è? Jon lo segue in mezzo alle fratte. E forse scopriremo il perché i puffi polaretti non attaccano Craster, che può vivere tranquillo da molestatore. Craster lascia il ragazzino maschio, perché le femmine se tiene la merda, per terra. E Jon corre improvvisamente, come Aria inizio a caso si gira. Musica tensione. Inizia a caso sta puntata e finisce a caso. Musica incasinatissima, telecamera che sfarfalla senza motivo. E poi finisce tutto pure la musica. Che cazzo di senso ha sta scena? Solo per creare tensione inesistente, va bene. Qualcuno si acchiappa il ragazzino. Ma chi è? Zan. Oddio, chi è? Ah, Craster, sei tu. Ma ero preoccupato, dove sei andato? Se sono rubati tuo figlio, occhio. Inseguiamolo. Spum. Fine. Che è successo? Chi era quello? Ma soprattutto, perché i neonati non riescano a campare tranquilli mezz'ora in sta serie? Tutto questo nelle prossime puntate.